Siamo qui a Giffoni con Ivan Cotroneo e gli attori della Compagnia del Cigno. Ivan, la prima domanda qui a Giffoni è per te d'obbligo. Ci puoi dire qualcosa su Petra Demone, sulla serie tratta dal libro di Manlio Castagna? Allora, Petra Demone è una saga, quella scritta da Manlio Castagna, di cui io mi sono innamorato subito appena l'ho letto. Ho avuto la fortuna di innamorarmene prima degli altri, perché Manlio, che è un amico, me l'ha fatta leggere prima della pubblicazione, e lì io ho pensato che sarebbe stata una saga televisiva potenzialmente fantastica, quindi ne ho parlato con i miei produttori di sempre, che hanno pensato la stessa cosa, che sono Francesca Cima, Nicola Giuliano della Indigo. Abbiamo sviluppato un progetto insieme a Manlio che tenga conto delle differenze, insomma, necessarie per diventare una serie televisiva. In questo momento il progetto sta, come si dice, circolando, e speriamo presto di avere delle belle notizie da raccontarvi, perché la saga di Manlio, che intanto sta andando avanti adesso con il secondo capitolo e presto, in realtà tra pochi mesi, con il terzo in libreria, secondo me è una saga fantastica italiana, con una forte connotazione italiana, che ancora non abbiamo, e quindi sarebbe molto molto bello che diventasse una serie televisiva nostra. Grazie. E ragazzi, invece una domanda per voi. Voi siete abituati ad esibirvi in pubblico perché siete musicisti, ma il primo impatto con la parola per molti di voi com'è stato, dovendo recitare? Chi vuole rispondere? Vai. Per me è stato uno shock, nel senso che la prima scena, mi ricordo che stavo scendendo, e sotto il mio c'è il chiostro e c'è una piccola scala che scende, e stavo scendendo, non vedo nessuno, quindi dico: ah, ok, arriverò lì, qualcuno mi spiegherà, guarda, funziona così, motore, azione così, e invece nulla, perché Ivan era dietro tutte le persone e quindi mi hanno detto: mettiti qua, e io ero paralizzata la prima volta, perché poi c'era Luca Bigazzi vicino, a 2 metri, con la macchina da presa gigantesca, quindi è stato abbastanza uno shock. Posso aggiungere che in questo hanno fatto anche molto gruppo, perché dei 7 ragazzi, 5 sono esordienti, sono tutti musicisti, però 5 sono esordienti assoluti per il cinema e la televisione, mentre Fotini Peluso e Emanuele Misuraca avevano avuto altre esperienze. In particolare Emanuele aveva già interpretato il pianista in un film e aveva preso parte invece in un ruolo non da pianista in una serie televisiva, che è Il Cacciatore. Con Fotini io sono quello clarinettista, mai pianista. Ha fatto la clarinettista nella serie di Francesca Archibugi, di cui era stata protagonista, che è Il Romanzo Familiare. Però c'è una storia che mi fa molto ridere, perché io credo molto nel destino, nel modo in cui questi ragazzi sono composti, eccetera, e cioè che Fotini ha fatto il primo provino nella sua vita con me, quando era molto giovane, per un ruolo per cui era un po' troppo giovane e per cui io non potevo prenderla per quel ruolo. Però la chiamai e le dissi: io non ti prendo perché sei troppo piccolina, però tu devi continuare a fare l'attrice. E in effetti lei l'ha fatto, è stata protagonista della serie di Francesca Archibugi, però poi io l'ho richiamata all'Ovile, insomma, l'ho richiamata a casa. Fortunatamente. Grazie mille. Un saluto alla pagina madmas.it, per favore. Ciao madmas. Ciao madmas. Siamo la compagnia del Cigno. Grazie. Stiamo tornando.